Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Sergio Ciani sono pronti a raccontarvi l'incontro amichevole tra le nazionali di Italia e Repubblica Ceca. È l'ultima amichevole, l'ultimo test, l'ultima prova di Roberto Mancini in vista venerdì prossimo dell'esordio nel campionato europeo per nazioni nello Stadio Olimpico di Roma contro la giovane Turchia, la nazionale più giovane di questo campionato europeo, ma molto molto temibile almeno a giudicare dai risultati che sta collezionando proprio in questa mediata in vigilia dell'evento. Una nazionale, quella azzurra, che stasera quindi comincia a fare sul serio le prove di Roberto Mancini, e sia in difesa che in centrocampo come in attacco. Ovviamente non tutti i dubbi sono sciolti, non tutti i ruoli sono coperti magari dai giocatori che vedremo stasera al primo minuto, ma certo la formazione che scenderà in campo tra pochissimi minuti alla Dall'Ara potrà dare un'indicazione abbastanza chiara rispetto appunto a quella che sarà invece la squadra che scenderà in campo venerdì prossimo allo Stadio Olimpico di Roma contro la Turchia. Lancio di Insigne, la respinta corta in area di rigore, Immobile, parte il tiro in rete! Italia in vantaggio al 23esimo minuto nel corso del primo tempo. Ciro Immobile, magari anche grazie alla deviazione di un avversario, è riuscito da breve distanza a colpire con il destro, a spiazzare il portiere Pavlenka, forse spiazzato, ripetiamo, dalla deviazione di un difensore della Repubblica Ceca, ma ciò che importa è che siamo in vantaggio per 1-0 e, a giudicare dai festeggiamenti, Daniele Fortuna, questo gol sembra essere veramente di ottimo augurio per il proseguo di questo mese di giugno, della metà del mese di luglio. Beh, anche per questa partita che non si stava mettendo benissimo, piuttosto complicata, qui intelligentissimo Immobile nel non cercare sul secondo palo, in una posizione molto molto complicata, la conclusione con il sinistro, ma è rientrato e poi è andato alla conclusione con il piede destro, la deviazione devo dire decisiva di Celuzka nella porta della Repubblica Ceca, con il portiere Pavlenka che ha visto soltanto all'ultimo il pallone. 13esimo gol in nazionale per Ciro Immobile. Eh sì, cominciano ad essere importanti i numeri, le realizzazioni di Ciro Immobile anche con la maglia azzurra. Kral riparte da destra, la nazionale ospite con il cross di Darida, il pallone che supera in altezza Giorgio Chiellini, rimbalza a terra in maniera insidiosa, capisce tutto in anticipo Donnarumma che fa solo la traiettoria e poi lancia Barella in campo aperto già all'interno della tre quarti campo avversario, al vertice del rigore, cross al secondo palo Immobile, tuffo di testa, sbagliato però il tiro, l'intervento da parte del nostro centravanti con Sfera che finisce sul fondo, ma grande idea degli azzurri, e questa la velocità e questa la possibilità di andare negli spazi con uomini che hanno grande dinamismo su tutti, Nicolò Barella. Bonucci e Chiellini che si scambiano il pallone con il primo che chiama in causa proprio il centrocampista del Sassuolo, di sponda quest'ultimo con Insigne che viene a prendersi palla all'altezza dei 35 metri, poi non c'è intesa con Immobile, con Kral che legge benissimo il movimento del nostro centravanti e soprattutto la linea di passaggio del suo compagno di squadra, va a toccare il pallone in profondità, ma da quelle parti c'è Bonucci che non lascia spazio e quindi ecco Barella partire a gran velocità verso il limite dell'area, potrebbe andare al tiro che parte, c'è una deviazione in rete, il raddoppio dell'Italia, Niccolò Barella anche in questa occasione una deviazione, ma siamo al 42esimo e conduciamo per 2-0. Se in questo caso sorride Barella perché il gol è stato piuttosto fortunoso, perché il pallone si è impennato, ha preso una traiettoria molto strana e si è mosso in ritardo il portiere della Repubblica Ceca Pavlenka, che non dovrebbe essere almeno il titolare dovrebbe essere Vlachik, il Vaclik, il portiere del Siviglia decisamente più esperto, addirittura sono andati in due a chiudere su Barella, poi il tocco decisivo nella propria porta dovrebbe essere stato quello di Boril, giocatore dello Slavia Praga, gol comunque da segnare a Barella. Sì, un gol da assegnare a Barella che aveva fatto tutto nella peggior maniera possibile, ci sarebbe allungato troppo in fase di controllo, era indeciso se servire Berardi sul settore di destra o Immobile centralmente Insigne sul settore di sinistra, alla fine si era allungato il pallone, ha capito che non gli restava alternativa alla conclusione in porta, una sorta di ciabattata che ha trovato la deviazione di Boril e ha trovato soprattutto lo specchio della porta dell'incolpevole Pavlenka, e quindi 2-0 per l'Italia. L'incarico a Berardi direttamente in porta e la deviazione di Pavlenka all'interno della sua area piccola, accostato al suo primo palo, il palo alla sua sinistra, è riuscito a mettere sul fondo questo calcio di punizione velenosissimo da parte di Domenico Berardi. Spinazzola che ora apre al volo per Insigne in area di rigore, dribbling ad uscire, poi la conclusione con
con l'interno destro a cercare il secondo palo, la deviazione di Soček questa volta provvidenziale, mette il pallone sul fondo e quindi in calcio d'angolo l'ennesimo tiro dalla bandierina in favore della nostra nazionale. Intanto il cross di Florenzi in area di rigore, secondo palo, Chiellini al volo, pallone che sfiora l'incrocio e finisce sul fondo, vorrebbe anche il calcio d'angolo il nostro capitano. E beh, insomma, sarebbe stato un gol veramente spettacolare, era assolutamente fuori causa. Pavlenka ha incrociato col piattone sinistro Giorgio Chiellini dall'interno dell'area di rigore avversaria, cercando l'incrocio dei pali opposto, non trovandolo per questione di centimetri, un tocco proprio di fino da parte del nostro numero 3, il nostro capitano, il difensore centrale della Juve. Insomma, non proprio nel suo repertorio, ma stavolta gli era venuto bene. Immobile per Insigne con il destro e fanno 3. E questa volta non ci sono deviazioni, c'è semplicemente l'assistenza di Ciro Immobile per il suo ex gemello del gol ai tempi del Pescara di Gentman, quello che superò i 100 punti in classifica e fu promosso in Serie A all'esterno. Di Ciro Immobile e per Lorenzo Insigne con l'interno del piede destro da sinistra, entrando in area di rigore, battezzando il palo più lontano, trovandolo e spiazzando imparabilmente Pavlenka. Siamo al minuto 21 nel corso della ripresa. Triste degli azzurri con Lorenzo Insigne. L'Italia conduce sulla Repubblica Ceca per 3-0. Questo è un gran gol, ma quello che colpisce è la facilità dei giocatori dell'Italia nel trovarsi. I passaggi di prima, veramente ognuno sa in che posizione andrà a giocare l'altro, e per questo Immobile non si è praticamente girato, con la coda dell'occhio ha visto l'inserimento sulla sinistra di Insigne e lo ha servito poi il piatto preciso in diagonale con il destro del giocatore del Napoli. C'è Kral che prova ad attaccare, mette tre linee per dare da sulla settore di sinistra, provano a farsi vedere i nostri avversari, lo fanno però con una certa timidezza e dando modo agli azzurri di andare a sistemarsi, ora quasi a recuperare il pallone nello spazio vuoto, lo fanno grazie a Barella e a Cristante, il lancio di quest'ultimo sul settore di sinistra a beneficio di Insigne, che può partire al limite dell'area, la palla dalla parte opposta, Berardi è solo, fa sedere il portiere e mette in porta il poker, il gol del 4-0, anche questo un gol di pregevolissima fattura tecnica del ragazzo di Calabria, che ha avuto la freddezza sull'assist vincente da parte di Lorenzo Insigne di mettere a sedere il portiere con una finta e poi di scavare il pallone beffardo alle spalle dell'estremo difensore cieco per la rete del 4-0. Partita chiusa, arcichiusa possiamo dire, 29esimo, 4-0 per l'Italia, ultimo marcatore Domenico Berardi. È uno dei giocatori più in forma della nazionale, e beh, sì, si candida lui a essere titolare lì in alto a destra nell'attacco dell'Italia di Roberto Mancini, anche perché poi nelle ultime partite con la nazionale ha segnato tanto. Questo è il quinto gol per lui con la maglia dell'Italia. Beh, l'assist però di Insigne davvero notevole. Sì, gran palla di Insigne, dobbiamo dire che il campo era stato aperto benissimo da Brian Cristante, che aveva pescato il numero 10 sull'asse sinistro del terreno di gioco, sgombro da marcature, da maglie bianche dei difensori della Repubblica Ceca. Bravissimo poi Insigne ad alzare lo sguardo, a leggere la situazione anche in un'area di rigore che andava facendosi trafficata appunto di quelle maglie bianche, a scovare Domenico Berardi a tu per tu con il portiere avversario, beffato dal ragazzo di Calabria, come detto, con una finta e con uno scavino che hanno appunto messo in porta il pallone del 4-0 per la nostra nazionale, mentre gli azzurri continuano a deliziare la platea con grandissimo calcio. La triangolazione proprio Raspadori, Insigne in area di rigore da sinistra, Insigne, la sovrapposizione di Emerson dalla linea di fondo, pallone leggermente troppo pigro per la chiusura di un difensore avversario che mette con la punta del piede il pallone sul fondo e quindi calcio d'angolo. Triangolazione a velocità supersonica della nostra nazionale sull'asse sinistro del terreno di gioco, Insigne e Raspadori. C'era anche Locatelli che partecipava a questo, diciamo così, terzetto molto molto interessante, tecnicamente apprezzabilissimo. Poi il pallone che è finito sul fondo sull'incursione di Emerson Palmieri. Non è un'amichevole normale questa, quella che adesso si conclude. Si conclude con il 4-0 in fuori della nostra nazionale. Nel primo tempo, l'abbiamo più volte detto, Immobile, Barella, nella ripresa Insigne, Berardi, poi la girandola dei cambi, nessun problema fisico per fortuna per i nostri giocatori che si avvicinano, Daniele Fortuna, nel migliore dei modi a venerdì prossimo alla partita d'esordio del campionato europeo allo Stadio Olimpico di Roma contro la nazionale più giovane, ma non per questo meno temibile, del campionato europeo, vale a dire la nazionale turca di tale Çalhanoğlu, che noi conosciamo molto bene, vero Daniele?
Çalhanoğlu, sì, è una nazionale interessante, emergente nelle ultime partite, ha battuto nelle qualificazioni mondiali la Norvegia, l'Olanda, e dunque aspettiamoci una bella partita. Beh, insomma, l'Italia però, come ha detto Mancini, ha legittime ambizioni di andare lontano. Era l'ultima amichevole prima del campionato europeo della prossima settimana. Gentili ascoltatori, torneremo a raccontare la nazionale per un torneo prestigioso. Non abbiamo avuto questa opportunità purtroppo nel mondiale di Russia e ci sembrava molto strano. Tutto è tornato alla normalità, tutto potrebbe diventare trionfale se questa squadra, la nazionale di Roberto Mancini, ci condurrà fino alla fine del campionato europeo. A me non resta che ringraziare Daniele Fortuna per i preziosi interventi accanto a me in postazione cronaca, ovviamente per la preziosa collaborazione tecnica Sergio Sani, Francesco Repice, nel ribadirvi e nel ricordarvi, gentili ascoltatori, che l'Italia ha battuto la Repubblica Ceca a Bologna per 4-0. Augura a tutti i nostri ascoltatori una serena notte.